Ciao amici creativi, io sono Genia Creations ed oggi vi mostrerò i 5 metodi di decorazione che utilizzo per decorare gli stampi Gea Creations e far risaltare al meglio le incisioni. Per questo tutorial utilizzerò lo stampo tavolozza con le carpe Koi nelle varie misure e li potete trovare tutti sul sito Reschimica in pronta consegna. Metodo numero 1, che è il mio preferito, utilizzo gli Inkagold o comunque gli inchiostri per lo scrapbooking. Sono inchiostri cremosi. Questo metodo è particolarmente semplice e non richiede protezioni successive perché l'inchiostro si aggrappa perfettamente alle incisioni. Prendo una salviettina asciutta, mi raccomando, e vado a stendere il colore sulla tavolozza. In questo modo il colore si fermerà nelle incisioni e, strofinando ben bene, andrà via dalle parti lisce. Fate attenzione con questi inchiostri, non fateci mai finire l'acqua dentro, non prendeteli mai con le dita perché sono soggetti a muffe e sono davvero brutte le muffe. Quindi attenzione. Ed ecco il risultato finale! Anche il secondo metodo che vi propongo è davvero semplice. Dovete avere dei pigmenti chameleon o specchiati. Qual è la particolarità di questi pigmenti? Li dovete stendere direttamente sullo stampo. E perché fanno sì che le incisioni di questi stampi vengano fuori? Perché questi pigmenti funzionano con la rifrazione della luce, quindi nella parte liscia questo fenomeno avverrà, si sprigionerà in tutta la sua potenza, mentre nelle parti incise questo pigmento non farà nessunissimo effetto. Colateci sempre resina molto scura, preferibilmente proprio nera e molto coprente. Ed ecco il risultato. Come vedete, i disegni si vedono perfettamente. Terzo metodo, pigmenti in polvere. Anche questo è super semplice. Colate la tavolozza, la vostra creazione in resina del colore che preferite. Allora, in questo caso io ho sbagliato perché la resina di base l'ho fatta brillantinata. In realtà vi consiglio di farla senza brillantini, effetti vari, se utilizzate pigmenti brillantinati o comunque con effetti metallizzati. Credetemi, verrà molto meglio. Comunque dovete semplicemente prendere il pigmento e stenderlo sulla tavolozza. Il pigmento andrà a fermarsi nelle incisioni. Ecco, come potete vedere, stendendolo va proprio via dalle parti lisce, le evita proprio. Con i pigmenti in polvere potete fare tanti giochi di sfumature e sovrapposizioni. Qui, per esempio, ho messo un pigmento blu inchiostro e poi ci ho passato su il pigmento brillantinato e ha dato vita a questo effetto bellissimo. Questo effetto ovviamente richiede una protezione. Potete mettere o una protezione spray oppure io in questo caso utilizzo la Feel Crystal, quindi una resina UV. Che mi permetterà non solo di proteggere il pigmento, di non farlo andare via, ma di ottenere questo bellissimo effetto disegno. Ecco, vedete quello che intendevo? Cioè, non andavano i brillantini in quello sotto, però vabbè, tutti quanti facciamo errori a questo mondo. Quarto metodo, colori acrilici. Questo è il metodo che più di tutti farà spiccare il disegno di questi stampi. Allora, vi basterà prendere un colore acrilico, stenderlo su tutta la superficie con un pennello, aspettare che asciughi e poi con un bastoncino di legno lo inumidite e come vedete il colore andrà via dalle parti lisce, ma rimarrà perfettamente nelle parti incise. State tranquilli che questa tecnica non rovinerà assolutamente le parti lisce.
togliete il colore in eccesso con un fazzolettino ed ecco il risultato. Quinto ed ultimo metodo, questo è molto particolare ed è quello della resina UV. Questo metodo vi permette di utilizzare dei pigmenti fatti appositamente per la resina UV che altrimenti non potreste utilizzare, oppure ve lo consiglio per i pigmenti glow in the dark che altrimenti non riuscireste a spolverare bene nelle incisioni, andrebbero via. Vi consiglio di metterli con la resina UV. Perché non l'ho fatto vedere in questo video? Non lo so, perché in quel momento non ci ho pensato e ci ho pensato dopo a sta cosa dei glow in the dark. Però vabbè, ve lo dico e fa lo stesso. Come vedete lo sto stendendo, tolgo poi la resina in eccesso e vado a mettere il tutto sotto la lampada UV. Come vedete questo è il risultato, ci sono ovviamente le striature del fazzoletto, ma non fa niente perché andremo a ricoprire il tutto con un altro strato di resina. Come vedete, utilizzare la resina UV rende il disegno un po' più tridimensionale e corposo. E non lo so, lo trovo molto particolare come effetto. Voi che dite? Bene amici creativi, questi erano i miei 5 metodi per decorare gli stampi artigianali Gea Creations. Fatemi sapere se questo tutorial vi è stato utile e se conoscete qualche altro metodo, ovviamente scrivetelo qui sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao!